Cari amici, cominciamo questo nostro incontro con alcune belle notizie e poi vedremo alcuni argomenti tristi che riguardano, come potete immaginare, il governo nazionale, in modo particolare il cosiddetto ministro Fitto. Le belle notizie: fra oggi e lunedì attiviamo le misure che riguardano gli aiuti alle famiglie e all'incremento della natalità che abbiamo deciso qualche settimana fa. Parte cioè dal 1 gennaio la possibilità di ottenere un voucher di 600 euro per i secondogeniti che nascono nella regione Campania. La procedura è totalmente sburocratizzata. Noi avremo le segnalazioni da parte delle cliniche, degli ospedali e quant'altro, e automaticamente destineremo questo buono, questo voucher di 600 euro che deve servire per l'acquisto di prodotti per l'infanzia, latte in polvere, pannolini, vestiario per i neonati. Ovviamente questo voucher può essere speso nelle farmacie, nelle parafarmacie, negli esercizi commerciali che si rendono disponibili, quindi si devono iscrivere, diciamo, ad una lista regionale e quelli saranno gli esercizi commerciali presso i quali si può spendere questo voucher. Le mamme non devono fare assolutamente nulla. Ma insomma, tutto sarà sburocratizzato e automatico. Parte contemporaneamente la misura per integrare le rette per gli asili nido fino alla somma di 3.000 euro l'anno. Queste risorse la Regione le destina agli ambiti sociali di zona, al terzo settore, devono fare dei piani di aiuto per le famiglie meno abbienti e noi daremo una integrazione della retta degli asili al di là del contributo INPS fino a 3.000 euro l'anno. Parte ancora la misura per il babysitteraggio. Questa è un'altra misura che serve a dare una mano tramite gli ambiti territoriali, le associazioni del terzo settore, a quelle mamme che hanno problemi di lavoro. È una misura per conciliare lavoro e maternità. Quindi diciamo che parte un bel blocco di iniziative rivolte alla famiglia e al sostegno alla natalità. Nel frattempo abbiamo stanziato risorse per il sostegno scolastico alle vittime di incidenti mortali sul lavoro e altre risorse a favore dei minori figli di detenuti per obiettivi di accoglienza e di assistenza a questi minori con genitori detenuti. È un pacchetto importante di misure di solidarietà, di aiuto alla povera gente, di sostegno alle famiglie, di sostegno alle mamme, di cui essere orgogliosi. Queste misure, sostegno alle famiglie, alla natalità, ai figli di detenuti, sono uniche in Italia. Dobbiamo esserne orgogliosi, come unico in Italia è il trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni, il buono per l'attività sportiva per i bambini fino a 15 anni e il programma Scuola Viva che consente a tante scuole di rimanere aperte anche nel pomeriggio e la sera, a carico, con spese a carico della Regione. La Regione Campania è la regione della solidarietà e della socialità. Dobbiamo esserne orgogliosi perché non siamo la regione più ricca d'Italia. Siamo
ma riusciamo a garantire solidarietà e aiuto alle persone che ne hanno bisogno, alle famiglie, in maniera davvero invidiabile. Siamo all'avanguardia in Italia da questo punto di vista. Altre notizie belle. Dopo più di un anno e mezzo, finalmente abbiamo avuto l'approvazione del programma per l'edilizia ospedaliera presentato dalla Regione Campania da novembre 2022. Novembre 2022. C'è una legge dell'89, credo, 90, parliamo di più di 30-35 anni, che in un articolo destinava risorse per l'edilizia ospedaliera. La Regione Campania non ha mai utilizzato in 30 anni quelle risorse previste dalla legge dell'89 e 90 e non le ha utilizzate in parte per incapacità amministrativa, in parte perché o era commissariata o aveva un deficit sanitario, non poteva avere queste risorse. Abbiamo potuto ottenere queste risorse grazie all'uscita dal commissariamento che ha determinato l'attuale governo regionale e specificamente l'attuale presidente della regione per l'anno e mezzo nel quale è stato commissario della sanità campana, fino a novembre 2019. L'essere usciti dal commissariamento ci ha consentito di poter presentare questi programmi e di ottenere risorse. Noi abbiamo presentato due programmi, uno nel 2019, fine 19, l'altro novembre 2022. Complessivamente abbiamo ottenuto l'approvazione di questi programmi per un importo di oltre 2 miliardi di euro di investimenti nell'edilizia ospedaliera e nelle attrezzature sanitarie. Complessivamente noi abbiamo avuto in questa settimana l'approvazione di progetti per circa 1 miliardo di euro che riguardano 13 strutture ospedaliere della nostra regione. Il programma del 2019 valeva 1 miliardo e 200 milioni di euro per 64 aziende ospedaliere. Siamo dunque di fronte ad un programma immenso di rinnovamento delle strutture ospedaliere e ad un lavoro gigantesco che abbiamo fatto per rinnovare la nostra sanità. Poi vi dirò, perché c'è sempre qualche imbecille che continua a fare sciacallaggio, che nonostante questo miracolo che abbiamo fatto, rimaniamo ancora oggi la regione che riceve nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale meno risorse di tutte le regioni d'Italia, che ha meno medici fra tutte le regioni d'Italia in rapporto alla popolazione, meno posti letto. Per dirvi che dobbiamo fare ancora tante battaglie per la difesa dei nostri diritti, ma per dire anche che abbiamo fatto miracoli in questa regione per la nostra sanità. Miracoli. Sulla base delle risorse che avevamo. Allora, il piano appena approvato in settimana, il ministro non c'entra niente, è un lavoro che è partito da lontano e le risorse risalgono a 30 anni fa. È tutto lavoro della Regione Campania. 1 miliardo, 960 miliardi, milioni di euro, 1 miliardo. Gli interventi che finanziamo riguardano l'Università Vanvitelli,
completamento del Policlinico Universitario di Caserta. Verificheremo se ci sono ritardi anche da parte dell'Università Vanvitelli, perché bisogna muoversi tutti. Sono 42 milioni che stanziano. Nuovo Santo Bono. Questo è uno dei due interventi più grandi che noi finanziamo con i fondi dell'articolo 20. 300 milioni di euro. Questo è il più grande insieme con il nuovo ospedale Ruggi a Salerno. Azienda ospedaliera di Caserta. Lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio G, quasi 10 milioni di euro. Ristrutturazione dell'ospedale Moscati di Aversa, 33 milioni di euro. Nuovo ospedale Santa Maria Capua Vetera, eccetera, 92 milioni di euro. Ampliamento del presidio ospedaliero di Nola, Napoli 3, 80 milioni di euro. Nuovo ospedale di Castellammare di Stabia, abbiamo appena concluso le procedure. Quasi 200 milioni di euro. Riqualificazione dell'ospedale Ascalesi, che è nell'ambito del Pascale, 70 milioni di euro. Ristrutturazione del vecchio plesso ospedaliero Moscati di Viale Italia ad Avellino, 20 milioni di euro. Napoli Centro, ristrutturazione dell'Annunziata nel centro storico, 20 milioni. ASL di Salerno, Battipaglia, nuovi corpi di fabbrica per l'ospedale di Battipaglia per quasi 100 milioni di euro. Nuove sale operatorie, adeguamento sismico per l'ospedale di Polla, 5 milioni. Completamento delle opere di adeguamento sismico e antincendio del presidio ospedaliero di Scafati per 11 milioni di euro. Complessivamente 1 miliardo di investimenti. Ovviamente dietro ognuna di questa ipotesi, progettuali c'è un lavoro immane, perché non è che abbiamo mandato a Roma il titolo degli ospedali da rifare, no, abbiamo mandato progetti, procedure amministrative in corso, un lavoro immenso. Questo lavoro si aggiunge alla prima tranche di finanziamenti per l'edilizia ospedaliera, 64 ospedali. Vi richiamo, non tutti ovviamente, se no ci addormentiamo, ma per dirvi solo gli ospedali che abbiamo finanziato al di sopra dei 10 milioni di euro. Agli incurabili, 17 milioni. Nuovo San Paolo a Napoli, 74 milioni. Nuovo ospedale di Giugliano, 64 milioni. Non so, a Giugliano c'era poi una variante urbanistica da approvare da parte del comune, non so come sia stata affrontata la variante. Abbiamo destinato 64 milioni per il nuovo ospedale di Giugliano. Adeguamento antincendio e l'ospedale di Pozzuoli, un investimento importante a Frattamaggiore. Adeguamento funzionale oggi dell'attuale presidio di Castellammare di Stabia, nuovo blocco operatorio, 12 milioni di euro. Finanziamento dell'ospedale unico della penisola sorrentina. Ci eravamo impegnati per destinare un centinaio di milioni di euro per il nuovo ospedale della penisola sorrentina. Vediamo se le ultime scienziaterie di qualche amministrazione della penisola sorrentina ci consentirà di utilizzare 100 milioni per fare un ospedale moderno e all'avanguardia, oppure di rimanere alla preistoria. Ancora, sempre parlo di quelli sopra i 10-15 milioni di euro, perché sono 63 gli interventi finanziati. Nuovo ospedale di Marcianise, 26 milioni di euro.
Nuovo ospedale di Sessa Aurunca, 60 milioni di euro. Si fa la gara per questo fine mese. L'ampliamento del polo oncologico dell'ospedale di Pagani. Ecco, credo che i lavori stiano andando avanti, finalmente un'altra ventina di milioni di euro. Adeguamento del presidio ospedaliero di Eboli, normativa antisismica, ampliamento di un nuovo corpo di fabbrica, 16 milioni di euro. Abbiamo ancora Cardarelli, 25 milioni di euro per ammodernamento tecnologico. Protonterapia per l'ospedale Pascale, quasi 40 milioni di euro. Vanvitelli, 15 milioni di euro per l'acquisto di apparecchiature e tecnologie per il policlinico. Adesso abbiamo avuto anche un altro finanziamento per la struttura. Moscati di Avellino, acquisto e sostituzione di grandi attrezzature, quasi 20 milioni di euro. Questo era già stato finanziato, ripeto, con la prima tranche di finanziamenti. San Sebastiano a Caserta, 16 milioni di euro per un nuovo edificio. San Sebastiano a Caserta, finanziamento di una nuova piastra ospedaliera, credo che i lavori siano anche conclusi, più di 11 milioni di euro. La nuova sede per il Ruggi d'Aragona, vi ho detto, oltre 400 milioni di euro. Abbiamo pure fatto la gara, c'è stato un ricorso al TAR, credo che la discussione al TAR ci sarà la prima settimana di aprile, siamo in Italia, abbiamo buttato il sangue per fare il progetto esecutivo, abbiamo fatto la gara, la seconda classificata ha fatto il ricorso, benissimo, perdiamo altri 5 mesi di tempo. Bene, io sono orgoglioso come presidente della Regione Campania per lo sforzo che abbiamo fatto in una regione nella quale la sanità era non a zero, ma sotto zero, e dove da 30 anni non si utilizzavano fondi per l'edilizia ospedaliera, e che oggi può arrivare a rinnovare quasi completamente le proprie strutture ospedaliere. Vi ho detto ovviamente che abbiamo delle criticità. Quando leggiamo sui giornali le notizie in negativo, quello che manca è il ricordare quali sono le condizioni nelle quali lavora la Regione Campania. Allora noi, ve lo ricordo, e questo dobbiamo ricordarlo a quei parlamentari, consiglieri regionali che pensano di fare solo sciacallaggio, anziché dare una mano a combattere a Roma per garantire alla Regione Campania gli stessi diritti del resto d'Italia, perché fino ad oggi l'unico che sta combattendo su questa trincea è De Luca. Non so se è chiaro. Dunque, noi abbiamo rispetto alla media nazionale, ve lo ripeto, 15.000 medici in meno. Abbiamo la metà, più della metà di posti letto in meno rispetto alla regione Lombardia. Siamo ancora nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, l'ultima regione d'Italia. La regione Campania è stata derubata per 10 anni di 300 milioni di euro l'anno. Ma c'è di più. La regione Campania ha superato il commissariamento, ma rimane, così si dice, in piano di rientro, cioè rimane sorvegliata speciale. Ecco. Vogliono controllare se poi rispettiamo gli impegni. Noi siamo in perfetto equilibrio, credo, da
8-10 anni per quanto riguarda il bilancio sanitario della Regione Campania. Ma ci tengono ancora incatenati e questo ci blocca i tetti di spesa, ci blocca la possibilità di integrare alcune prestazioni sanitarie e ci blocca il personale. Anche l'attuale governo è responsabile della chiusura dei pronto soccorsi perché non sblocca il personale. Altre regioni del nord, negli anni 90, non commissariate, hanno fatto il bello e il cattivo tempo per quanto riguarda le assunzioni di personale. Sono sovradimensionate, tutte quante. Tutte. Per quanto riguarda il personale, la Regione Campania ha 10,9 medici ogni 1.000 abitanti, 10,9. L'Emilia-Romagna ne ha 18,2, quasi il doppio. La Lombardia, il Veneto, 15,6 ogni 1.000 abitanti. È uno scandalo che si trascina in Italia da anni e anni e nessuno ha l'onestà intellettuale, oltre che il coraggio politico, di combattere per i nostri diritti. E ogni tanto qualche sciacallo, il pronto soccorso, apre, non apre, anziché combattere per portare le risorse di personale e finanziarie per avere il respiro necessario per le nostre famiglie. È chiaro? Allora, saranno i temi delle prossime settimane. Vedremo quanti fra i parlamentari della nostra regione avranno il coraggio di affiancare la Regione Campania nella battaglia per i nostri diritti e quanti si riveleranno come è capitato in queste settimane, dei traditori oltre che dei vigliacchi per i quali le bandiere di partito contano più delle nostre famiglie e dei nostri figli. Noi faremo un'operazione verità per chiudere questo capitolo sulla sanità. Stiamo facendo l'approfondimento sulla mobilità passiva. Le regioni del sud finanziano la sanità del nord. Noi abbiamo ridotto la nostra mobilità passiva di una quarantina di milioni di euro. Ma facendo l'accertamento, cioè chi sono i nostri cittadini che vanno a curarsi nelle regioni del nord, no? Voi potete immaginare che vadano a curarsi al nord a fare interventi chirurgici per patologie di alta complessità. Andiamo a leggere i numeri e vediamo che l'alta complessità riguarda sì e no il 20% della mobilità passiva. L'80% è una mobilità fatta di truffe e di affarismo. Primari che vengono a fare le visite una volta al mese in Campania e si portano i pazienti al nord. C'è ovviamente un problema oggettivo anche ed è legato a questo problema, scusatemi se entro un po' nel dettaglio, ma siccome avremo nelle prossime settimane operazioni di sciacallaggio e di mistificazione, di menzogne dette in maniera spudorata, quando vi dico che abbiamo la metà, meno della metà dei posti letto è a Lombardia, questo che cosa vuol dire? Che la quasi totalità dei posti letto che noi abbiamo sono occupati da quelli che vanno ai pronto soccorsi, quelli che vanno in emergenza. Quindi noi non abbiamo i posti letto liberi per quelli che devono fare gli interventi programmati, non di emergenza nel pronto soccorso. Chiaro qual è la criticità che si determina. Per cui una parte dei nostri concittadini, se deve aspettare molto tempo, preferisce andarsene al nord. Ma questo, diciamo, è il lato ragionevole della mobilità passiva, che si risolve quando avremo i posti letto da destinare solo agli interventi programmati, non a quelli dei pronto soccorsi. Ma ovviamente la truffa riguarda tutto il resto. Abbiamo visto che le prime due voci di mobilità passiva riguardano
incredibile a dirsi, l'ortopedia e l'obesità, cioè interventi che possiamo fare tranquillamente in campagna. Protesi all'anca da sostituire e resezione dello stomaco, interventi, diciamo, legati ai problemi dell'obesità. Cose che possiamo fare tranquillamente e senza neanche liste di attese. Allora noi faremo un'iniziativa pubblica per fare anche in questo campo un'operazione verità e per avviare la battaglia, per uscire dal piano di rientro. È un'altra vergogna, è un altro abuso che fanno sulla pelle della Campania, per avere la possibilità di risorse e personale in più. Ad oggi sia chiaro, il blocco è responsabilità del governo, dei governi precedenti, quando c'erano i governi precedenti, del governo attuale, che sta facendo ancora peggio, perché ha destinato per la sanità solo 3 miliardi di euro che servono a malapena ai rinnovi contrattuali per il personale medico che ha le retribuzioni più basse d'Europa. Il problema è per domani mattina. Noi facciamo fatica a coprire i turni nei pronto soccorsi perché non c'è il personale. E allora chiediamo al governo di prendere alcune misure immediate. Primo, i laureati che fanno le specializzazioni, anziché avere la borsa di studio, devono avere i contratti di lavoro a tempo indeterminato già dal secondo anno e devono essere mandati negli ospedali a lavorare senza dover subire a volte i ricatti di qualche barone universitario che ricatta anche gli specializzanti e gli impedisce di andare negli ospedali, anche con la prospettiva di contratti a tempo indeterminato. Quindi, utilizzazione degli specializzanti, aumento delle retribuzioni a tutto il personale medico e in più ai medici che vanno nei pronto soccorsi. Perché? Perché mentre chi ha un'altra specializzazione può fare anche lo studio privato, può fare anche interventi in ALPI, cioè prestazioni private nelle strutture pubbliche, chi lavora al pronto soccorso che attività privata fa? Quindi è penalizzato due volte. Poi ovviamente dobbiamo togliere il numero chiuso nella facoltà di medicina, che è un'altra cosa demenziale e truffaldina del nostro paese. Se apriamo oggi, i medici li avremo fra 6 anni. E tutte le cose che ci hanno raccontato sono palle, sono semplicemente palle. E continua ovviamente questo calvario dei quiz, dei test. La pronuncia del Tribunale amministrativo del Lazio ha gettato nello scompiglio e nell'incertezza anche ragazze e ragazzi che avevano fatto i quiz già dal quarto anno delle secondarie superiori, che non sanno più che devono fare. Un paese di dementi, di dementi. Questo governo non sente e non decide nulla. Quindi, quando sentirete qualche parlamentare lamentarsi, il corteo andiamo a Roma, se vogliamo fare corteo, andiamo a Roma, io mi metto davanti a voi. Le richieste sono precise, le stesse risorse medie delle altre regioni d'Italia, lo stesso numero medio di medici, lo stesso numero di posti letto. Voglio vedere chi avrà lo stomaco di fare questa battaglia insieme con la regione Campania. Intanto la responsabilità è del governo Meloni e del ministro della Sanità attuale. La battaglia noi l'abbiamo cominciata con i governi precedenti, senza guardare le bandiere di partito. La Regione Campania ha denunciato l'ex ministro Speranza e lo ha costretto a modificare i criteri di riparto, ma abbiamo recuperato ancora poco. Allora, ci aspettano mesi, mesi di battaglia, ma non ci dobbiamo impressionare. Vi invito ovviamente a chiudere le orecchie e gli occhi per le cose che sentirete raccontare da questi farabutti che stanno al governo. È in atto una campagna di menzogne e di falsificazione dei dati. E qui veniamo ai fondi sviluppo e coesione, che sono bloccati dal ministro Fitto.
Ieri sera ci è arrivata, alla scadenza dei 30 giorni della nostra ennesima diffida, un'altra lettera demenziale del ministro Fitto, con la quale propone numeri falsi, già lo abbiamo denunciato una volta, continua a ripetere numeri falsi. Voi sentirete raccontare una cifra, 37% di spesa, è falso. È un dato dell'agosto dell'anno scorso, quando il Ministero della Cultura aveva un livello di spesa del 20%, la metà della Regione Campania. Oggi siamo perfettamente in regola, ma ovviamente, siccome sono dei delinquenti politici, non riferiranno i dati di oggi. Stanno compiendo un atto che io ho definito e ripeto di delinquenza politica contro la Regione Campania. Abbiamo promosso insieme con l'Associazione dei Comuni, l'ANCI, una manifestazione per venerdì 16 mattina a Roma. Faremo un sit-in, abbiamo chiesto un incontro al Presidente del Consiglio Meloni, al suo valoroso Ministro Fitto, per chiedere lo sblocco di finanziamenti. Abbiamo migliaia di posti di lavoro che sono a rischio per la irresponsabilità e la delinquenza politica di questo governo e di questo Ministro. Rinnovo pubblicamente la sfida ad un dibattito pubblico sulla gestione dei fondi europei e sul livello di spesa. Ho sfidato da mesi il ministro Fitto ad un dibattito pubblico. Rinnovo la sfida con rispetto al Presidente del Consiglio, se vuole anche lei discutere pubblicamente del livello di spese e della gestione dei fondi europei, io sono pronto e disponibile dove e quando vuole il Presidente del Consiglio e il suo valoroso Ministro, ma scappano, sono conigli, perché in realtà non hanno argomenti seri con cui giustificare la loro delinquenza politica. È un attacco, ovviamente, alla Regione Campania e al sud, perché se ne infischia. I fondi sviluppo e coesione alla fine sono bloccati e riguardano le famiglie e le imprese del sud, non il nord. Il nord se ne infischia, può andare avanti per i fatti suoi. Allora, venerdì 16 a Roma, l'appuntamento a Piazza Santi Apostoli, poi una delegazione dovrà raggiungere il Ministero, perché non è che andiamo a Roma a fare la messa cantata. Andiamo a protestare. Andiamo a protestare e a spiegare che in questo momento tutte le imprese culturali sono bloccate. Migliaia di lavoratori e dipendenti non sanno che diavolo fare perché il ministro Fitto è impegnato in questa operazione di delinquenza politica. Lo invito a un dibattito pubblico. Vediamo se ha lo stomaco e anche gli attributi per accettare, dopo un anno e mezzo di blocco dei fondi sviluppo e coesione. Un anno e mezzo. I peli, i contropeli. Sapete come fanno alcuni burocrati nei comuni quando non devono rilasciare un parere? Alla scadenza dei termini mandano la richiesta di integrazione dei documenti. I documenti li abbiamo già integrati una volta, due volte, tre volte. Delinquenti. Allora, venerdì mattina, poi sabato mattina abbiamo promosso un'altra manifestazione, questa a Napoli, credo al Teatro San Lazzaro, che riguarda tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, i teatri, cioè questi sciagurati bloccano finanziamenti aggiuntivi per il Teatro San Carlo, per il Teatro Verdi, per il Festival di Giffoni. Sono bloccati al Festival di Giuseppe, che devono prenotare gli alberghi per i ragazzi, i bambini che vengono da altri paesi del mondo, tutto bloccato. Mercadante, l'estate da Re a Caserta, il Festival di Ravello, tutto bloccato per questa banda di imbecilli che abbiamo a Roma e che pensano di fare ricatti politici. Questa è la storia.
In questo momento abbiamo i fondi sviluppo e coesione bloccati, la zona unica speciale per il Mezzogiorno, tutto bloccato. Dovevano partire a gennaio, non era pronto niente, ma non avete idea. PNRR, non vi racconto quello che sta succedendo, sarà uno dei grandi fallimenti del nostro paese. Allora, ci aspettano mesi di impegno, di mobilitazione, a difesa della dignità del Sud, a difesa delle donne e degli uomini che non intendono farsi ricattare e contro quelli che non hanno senso delle istituzioni e che pensano che andare al governo significa gestire una bottega di famiglia. E non è così. Non è così. Bisogna avere rispetto per le regole e non guardare le bandiere di partito o di coalizione. Ultime notizie. Rapidamente. Negli ultimi incontri settimanali mi sono dovuto allungare un poco, ma i problemi sono maledettamente complicati. E poi devo fare purtroppo da solo questa azione di controinformazione nei confronti degli sciacalli e mi fanno perdere solo tempo. Facciamo un accordo. Sappiate che tutto quello che dicono questi farabutti, attuali sostenitori del governo, sono menzogne. E quando vogliono contestare questa mia affermazione, accettino, ovviamente dai ministri in su, non è che posso fare il dibattito pubblico con i parcheggiatori abusivi che abbiamo in Campania, accettino il dibattito pubblico sul merito dei problemi. Non rispondono mai nel merito, mai. Tutte cose ideologiche. Abbiamo avviato poi nel campo delle infrastrutture delle belle iniziative. Apriamo in buona sostanza la vertenza che riguarda Stellantis, abbiamo in Campania due stabilimenti importanti, Pomigliano 4.500 dipendenti, Prato La Serra 1.600, ma abbiamo 450 aziende che lavorano nell'indotto dell'industria automobilistica campana, parliamo di 12.000 dipendenti. Abbiamo a Caivano un'azienda importante, la Magneti Marelli, che produce marmitte, che rischia ovviamente di saltare se si diffonde, come si diffonde, l'elettrico nella mobilità. E dobbiamo prepararci. Oggi non abbiamo emergenze, ma dobbiamo pretendere un piano industriale per sapere quale sarà il destino di queste grandi aziende da qui a 2 anni. Perché rischiamo di essere fuori mercato, perché noi continuiamo a produrre, in particolare a Prato La Serra, motori tradizionali. È chiaro che se andiamo sull'elettrico rischiamo di essere fuori mercato. Abbiamo varato la riforma dei canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, abbiamo fatto un'operazione di trasparenza e di equità. Daremo una mano ovviamente anche a realizzare nuovi alloggi. Giovedì prossimo un incontro con il ministro Urso a Roma sulla vertenza Prysmian e sul problema che riguarda lo stabilimento FOS di Battipaglia, dove abbiamo maestranze tutto sommato giovani, ma è uno stabilimento che rischia di saltare. Anche perché il governo nei capitolati per le gare, per i cavi, non ha voluto introdurre una norma di qualità che avrebbe tutelato i prodotti della Prysmian e anche la FOS. Un'altra buona notizia riguarda l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. A metà luglio parte il primo volo. Volotea ha annunciato che partono con le loro attività. È l'inizio del funzionamento del secondo aeroporto della Regione Campania, gestito da GESAC. Anche questo darà risposte e respiro all'aeroporto di Capodichino, che è congestionato, e rappresenterà un altro incentivo al turismo, all'economia della nostra regione.
e in modo particolare dell'area sud del Cilento. Bene, cari amici, mi fermo qui. Abbiamo fatta lunga, ma adesso abbiate un po' di pazienza, un po' di comprensione. Sappiate ovviamente che quando io devo fare queste parlate più lunghe ho il mio fegato che risente di tante stimolazioni improprie, diciamo, da parte di vari farabutti e varia umanità. Andremo avanti, dobbiamo guardare avanti con fiducia. La fiducia non è il governo, la fiducia è in noi stessi. Dobbiamo combattere, questo ci consente di mantenerci attiva la circolazione, se non altro. Allora, i prossimi appuntamenti sono quelli che vi ho detto. A Roma, venerdì mattina, venerdì 16, e poi per la cultura o spettacolo il sabato 17 a Napoli, Teatro San Lazzaro. Cominciamo una mobilitazione straordinaria per la tutela delle nostre aziende, delle nostre famiglie, dei nostri figli e per la difesa della nostra dignità. Hanno ricominciato, quando hanno approvato al Senato il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, hanno ricominciato a raccontare la solita storia. Tutte le virtù al nord e il sud fatto popolato da farabutti, delinquenti, incompetenti. Anche su questo piano abbiamo lanciato un'operazione verità per spiegare qual è davvero la situazione dei rapporti fra nord e sud. E abbiamo anche detto a tutti quanti che noi lanciamo la sfida dell'efficienza nei confronti di chiunque. Di chiunque. Non abbiamo timori, se ovviamente combattiamo ad armi pari. Se combattiamo ad armi pari. Allora, questo è un altro fronte di battaglia. Dovremmo spiegare bene ai nostri concittadini che al sud stiamo un po' dormendo, non abbiamo capito la pericolosità di questa norma che cercano di approvare. E avremo modo di spiegare in dettaglio, ma dobbiamo svegliarci. Dobbiamo svegliarci. Avremo mesi complicati ma belli di battaglia politica e ideale. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.